Ciao ragazze, eccoci in un nuovo vlog. Sto qua seduta. Allora, mi sono messa qui per nascondere un delirio che c'è lì dietro, perché praticamente stamattina mi sono svegliata prestissimo, oggi è sabato, e ho girato il video della Essence, tutta la nuova collezione che volevate vedere. Quindi voi già l'avrete visto, perché metterò prima lunedì il video della Essence su tutta la nuova collezione super sfiziosa. Quindi magari vi lascio il link nel box info, nelle storie, ok, mica Instagram e le schede. Ho registrato anche il video della Essence, così per la settimana un po' tutti i video, perché comunque lavorando, facendo altre cose durante la settimana, non ho tanto tempo per filmare video o vlog, perciò vloggo il sabato, ma ve l'ho detto mi sa milioni di volte sta cosa. Stamattina mi sono svegliata prestissimo per girare il video, ho fatto anche lo shampoo, la doccia, infatti ho i capelli super gonfi, perché comunque io non so voi, ma io appena faccio lo shampoo ho dei capelli gonfissimi a pazza. E se ve lo state chiedendo, ho messo anche lo smalto da poco, quindi si sta ancora asciugando. Questo è lo smalto azzurrino pastello che comprai da Pollen Beer. Ricordate? Sì, è proprio quello. Ma come dicevo, come shampoo ho utilizzato lo shampoo che vi ho mostrato nell'ultimo video di Lidl, dei nuovi cosmetici della linea Tropical Summer, della linea estiva. Questo è quello al timo di pH Bio, che è stato formulato proprio per capelli grassi e o con furfora. L'ho provato per due volte, mi sta piacendo un sacco, perché è uno shampoo che comunque lava molto bene i capelli, però non li secca e li vedo comunque molto più puliti e meno grassi rispetto al solito. Mi piace poi perché è completamente biologico e costa tipo 2,99 euro, quindi va benissimo. Vedete, l'ho usato già un po'. E poi in abbinato sto utilizzando questa, che è la maschera sempre di questa marca pH Bio che ho comprato a Lidl, la castagna, un tipo un balsamo, comunque no, non è la castagna, ah sì, è la castagna, non ricordavo bene. Comunque, se volete poi sapere tutti i prodottini che ho comprato da Lidl, super economici, vi lascio sempre il link del video qui giù, così siete aggiornati se magari l'avesse perso. Comunque volevo farvi vedere questa maglietta che ho comprato da The Zenis. Ieri siamo usciti con dei nostri amici e prima però abbiamo fatto un salto per negozi, sono andata sia da The Zenis che da Zara, però non ho comprato molto, ho comprato solo questa maglietta da The Zenis e un paio di jeans da Zara, perché mi sono trattenuta, non so se lo sapete, ma questo è il mese del mio compleanno, quindi magari ho dato uno sguardo ai vari negozi per vedere cosa mi piace, così magari poi me lo farò regalare per il compleanno. Quindi ho preso questa maglietta che poi stava in offerta e l'ho pagata tipo 5 euro da The Zenis ed è sfiziosa. E ogni settimana un esercizio da fare, sabato meditazione e domenica giustamente pizza. Stavo dicendo, quindi ho preso anche questi, un paio di jeans di Zara. Questi jeans li ho presi ovviamente blu scuro come il mio solito, però se prenderebbero dei jeans semplici, che già ho un milione di jeans di questo colore, però è particolare perché è a vita altissima. Non ho mai avuto un jeans così a vita alta, mi piace un sacco, vedete, si vede dalla quadratura. L'ho preso 40 e sarebbe 36, mi piace perché è molto aderente e fa un bel dietro. Quest'altra caratteristica è molto corto, quindi sul manichino era tipo, arrivava sopra la caviglia, a me che sono molto corta mi arriva giusto insomma sul piede, quindi magari se hai delle scarpe aperte oppure delle scarpe da ginnastica bassa è carino, no? Che non si forma quella piega lunga per noi ragazze corte. Va benissimo. Ho pagato 39 euro questo. Tra poco dovremmo andare in un posto bellissimo e vloggerò, quindi vi farò vedere. E domani ci dedicheremo un po' alle pulizie della casa, vari lavori e faccende domestiche. Oggi invece ci rilassiamo un po'. Ultimi aggiornamenti invece sulle serie TV. Sapete che io guardo sempre serie TV su Netflix. Ora sto guardando una nuova serie TV che si chiama Rain, The Rain, se non mi sbaglio. È molto carina e molto misteriosa. È stata una fine del mondo a causa della pioggia, vabbè, non vi spoilerò, però è molto carina e molto misteriosa. E poi domenica dovrebbe uscire la seconda stagione di 13, che mi è piaciuto molto. In tutti i telefilm la seconda stagione è sempre più brutta rispetto alla prima. Poi 13 sembrava un telefilm che era finito, invece è strano, no? Vedere la seconda serie, quindi vi farò sapere magari. Quindi sto vedendo queste nuove serie TV, consigliatemi sempre altre serie TV da vedere, ma per ora mi sembra su Netflix queste sono proprio le novità. È molto comoda sta postazione, perché comunque sto a terra sul tappeto, poi sto appoggiata al divano, non male per vloggare. E vabbè, ora sistemo un po' sto casino che ho fatto dopo il video.
Ah ragazzi, stavo dimenticando di dirvi che nella bacheca c'è una new entry, c'è questa candela di Major Lee Candle che mi ha inviato e ringrazio, che all'interno praticamente nasconde un gioiello in argento e Swarovski. La cosa bella di questa candela è che è composta da cera naturale 100% vegana. Io ho scelto questa che è al tè al bergamotto, ragazzi è bellissima, guardate anche la confezione, è stupenda. Ha la profumazione di bergamotto, che è una profumazione molto delicata, un po' limonosa però anche un po' dolce e floreale, mi piace un sacco. Mi vedete? Lo sto prendendo. Questa collana in argento Swarovski, bellissima, col triangolo in giù, mi piace un sacco ragazze, che bella. Dimenticavo, nell'info box vi lascio sia il link della candela che il codice sconto se siete interessati, e noi ora usciamo. Ciao ragazze, siamo arrivati qui alla valle del Treia, o del Trecia, via Treia, molto carino. Già siamo venuti un'altra volta però non avevo fatto il video, visto che è un posto molto sfizioso per fare trekking. Sfizioso, attenzione. Però è molto impegnativo, è molto lungo il percorso, ci sono anche le cascate. Studiando di nuovo il percorso, perché voi non sapete, retroscena, questo è un parco di trail 2, versione 2. Persone, perciò ci siamo stoppati, che ci vergogniamo, no, soprattutto dici? Io. Dici comunque... Come sono andati? Vai, puoi parlare? No, faccio la statua, così non mi vedono. No, non ti vedono. Sono proprio lo sbronzo di Riace. Sto documentando perché già eravamo venuti qua. E che è successo? Ci siamo persi al ritorno. Al ritorno c'è stato momenti di panico. Nancy si è cagata sotto. Non è vero, la signorina perché si è cagata. Dovevamo fare, secondo me, la stessa strada che abbiamo fatto all'andata. Però il signorino voleva fare, voleva esplorare, voleva fare una strada alternativa. Rischiamo. Quindi abbiamo fatto tipo 2 ore di cammino al ritorno per ritrovare la strada, vabbè. Quindi ora penso che faremo la strada di prima. Per chi non conoscesse, o comunque chi è di zona, non so dov'è, del Lazio. Siamo tra Cassano, sì, e Totti. Calcata. Che no. Dì. Ma vediamo cos'è tra Calcata e Mazzara del Vallo. Tra. Dai, sì, serio. Canicattì. Tra cane e gatto. Ah, boh. No, comunque siamo a Mazzano Romano e Cappata. Ok. Siamo nel Lazio, ovviamente. Nel Lazio. Nel Lazio. Guarda, diciamo che stamattina non mi sono svegliato molto bene. Perché stamattina un cucciolo di cornacchia, quindi un cornacchino, ha cominciato a granchiare vicino alla finestra. Dai, vogliamo andare? Che dici? Sì. Ho portato anche un pranzo molto light. Qui è carino poi perché c'è un'area picnic e ora non ci sono tante persone. L'altra volta c'erano molte più persone perché faceva più caldo. C'è l'altalena, lo scivolo, poi ci sono i cavalli, l'agriturismo, il delfino. Ecco qui ragazze, non so se mi sentite. Questa era la parte bella che vi dicevo. L'altra volta c'era proprio un sacco di gente qui che mangiava, che faceva molto più caldo e facevano anche il bagno. È stupendo ragazze. Aiuto ragazze, David che vuole fare? Pazzo? Che stai a fare? Madonna mia ragazza, aiutatemi! Perché è così pazzo? Stai vestito, ti puoi bagnare? Che vuoi fare? Mi hai ripreso? Sì, ti ho ripreso. Pure quando cadevi ti ho ripreso. Non voglio fare più nessuna ripresa, vieni. Guardate le bellezze della natura. Scusa, ti potresti togliere, grazie. Bene. Ho messo a repentaglio la sicurezza e l'incolumità dei mezzi tecnici di Nancy. Ma vedrete che riprese che vi ho fatto. Giusto Nancy? Ne dubito. Dai fermo. Ne dubito. Così si fa quando la ripresa. Eccola. Vedi? Ah, così okay. Si fa. Scusi. Madonna che bello. Oh, là non ci sono andato. Madonna. Nuova ripresa. Nancy, com'è andata?
bene. Guarda che foto top. Piace? Mortacci. Bella foto. Complimenti. Lo sai che qua era più bello rispetto all'altra volta? Aspetta. Avevi ragione, eh? Per una volta avevi ragione. Per una volta. Ragazzi, è sempre tutte le volte, però è solo una volta. E roba. Facciamo le riprese anche quelle sceniche. Non mi si vede, ecco, questo è quello che ti volevo far vedere. Che belle queste riprese. Adesso il vostro David lo percorrerà. No, anche no, direi, va. La prossima puntata. Da qui in poi. Cotica. Da qui in poi. Da qui in poi inizia ad essere più impervio il percorso. È bello a volte, invece di andare nel solito centro commerciale o per i negozi, venire qui e fare una bella passeggiata. Consigliamo a tutti. Sì, una bella passeggiata all'aria aperta in mezzo ai boschi. Bellissimo, ragazze. Ora iniziamo la nostra attraversata, ce la faremo? Già l'abbiamo sperimentato e l'abbiamo anche superato con successo. Ci sono stati momenti critici durante la camminata, la traversata. Oddio! Salita c'è! Oddio, per una salita, pensavo che c'era un orso! Guardate che salita, aiuto! Noi stavamo laggiù e abbiamo fatto tutta questa salita e poi continua, c'è un'altra salita anche lì. È un po' paludare questo pezzo. Scivoloso, se cadiamo! Cioè, se cado! Guardatelo! Ma sei salito! Ma io non riuscirò mai ad arrivarci! Guardate, ce l'abbiamo fatta, siamo sul mazzo. David mi ha costretto. Io sto grondando perché poi tra l'altro non mi sono tolto questo, quindi adesso sarà un bagno di sudore. Però ce l'ho fatta, guardate, ora vi faccio vedere dove siamo. Sul mazzo, non so se si riesce a capire. Siamo circondati, fammi vedere. Non mi riprendere, sono distinto. Perché ha dovuto portarmi quasi in braccio sotto mazzo. Ho fatto il farro con pomodorini, tonno e rucola. Ma con tutta sta acqua si arrugginisce. Vero. Amo, questo è il tuo, giusto? Sì. Mentre questo è il tuo? È il mio, no? Ma adesso io, tu hai riempito così a secchio, ma io come cazzo faccio ad aprire se mi cascano le... Praticamente è fatto di due compartimenti, questo ci ho messo le ciliegie. A te, e poi piano piano. Vabbè, ce la posso fare, ce la posso fare. Sì. Devo ribaltarlo però senza far uscire il farro. Sì. Bravo. Ma è chiuso tanto. Non è chiuso questo qua. Oddio, vedi com'è chiuso? Ops, inquadriamo il panorama. Com'è bello il panorama. Oddio, una è caduta. È caduta la ciliegia. Prima le ciliegie sanno di farro. Le ciliegie al farro. No, non inquadrare lì, che sono tre ciliegie quelle. Salate. Sono salate. Sono salate. C'è andato un po' di sale del farro. Aum. Da qui cosa ho portato? Ma che cazzo è? È un gel igienizzante per le mani. Ottimo, sai che stavo pensando proprio a quello. Perché l'ho comprato al Lidl tra l'altro, costava 1 euro. Sì, lavati le mani. Guarda laggiù più che altro, Dove si mangia? Ci rilassiamo un po' e poi dopo proseguiamo nel cammino. Nel cammino? Noi siamo su quel cucuzzolo là sopra. Di lì abbiamo sonnecchiato, spero di non averci lasciato le chiavi della moto. E ora si ritorna sul sentiero, eccola là. La mia mitica Nancy. Fluo adesso, è passata al fluo perché effettivamente il sole è un po' sparito. Ora faremo un bel percorso lunghissimo di trekking, di un'ora a camminare. Direi anche nel passo svelto perché io ho sentito tuoni. Lei dice di no, è un aereo, ma però. Vabbè. Ragazzi, siamo appena tornati a casa, fra poco usciamo. Mi sfogo con voi, da un po' che lo volevo fare sto sfogo, diciamo da quando ho aperto il mio canale YouTube. Succede sempre la stessa cosa, quindi ora voglio parlare con voi. Ora che ho preso un po' più coraggio, insomma mi apro più facilmente a voi, voglio parlarvi di questa cosa. Però voglio prima iniziare col dire una cosa. Io sono veramente fortunatissima perché sul mio canale YouTube, sotto i miei video, siete veramente in tantissime che mi fate sempre tanti complimenti, tanti commenti positivi, dolci, mi date un sacco di forza nel continuare a fare i video, sei sempre gentili, cordiali, quindi vi apprezzo tantissimo. Sto parlando proprio di una piccola parte di un commento che mi lasciano queste persone da proprio quando ho iniziato il mio canale YouTube. È un commenti offensivi, diciamo, perché dirvi la verità, commenti con critiche, anche critiche forti, queste critiche comunque penso che si possa migliorare, anche se sono a volte critiche troppo forti, sono sempre utili a migliorare la persona. Non so, ad esempio quando mi fate delle correzioni sul trucco anche in modo molto forte, così
spesso avete ragione, me ne rendo conto, quindi cerco sempre di migliorarmi, però ci sono proprio dei commenti che sono delle offese, soprattutto uno che mi viene fatto da quando ho aperto il mio canale YouTube. Un sacco di rughe, sembri una vecchia, sei una vecchia, via dicendo. Sta frase me la dicono sempre sotto ogni video, anche ultimamente, l'ultimo video proprio c'è stato sto commento, però è da sempre. Non voglio colpevolizzare quella persona, che comunque dopo si è anche scusata, quindi figuratevi, però mi rendo conto che sempre venga sottolineato questo aspetto fisico del mio viso, che ho le rughe. Dovete sapere che io, purtroppo, io da quando ho 18 anni, ma anche prima, ho sempre avuto queste rughe qui, cioè sempre. Ora sono un po' di più perché ovviamente non ho più 18 anni, però sempre ho avuto un sacco di rughe intorno al contorno occhi e non posso farci niente, mi dispiace. E anche il naso grande, cioè così è fatto il mio viso. Però mi dà fastidio la cosa che se una persona mi offende in questo modo, come giustificazione, quando uno scrive un commento offensivo proprio al mio aspetto fisico, rispondono come giustificazione che lei è un personaggio pubblico, fa video su YouTube, quindi è normale che deve beccarsi le critiche. Queste non sono critiche, ma sono offese. Poi non sono un personaggio pubblico, cioè io non mi reputo un personaggio pubblico, ma sono... scusate, sono agitata. Ma sono semplicemente una persona che fa video su YouTube, condivide una piccola parte della propria vita e dei propri interessi, ma non sono un personaggio pubblico. E non penso che voi andreste a dire a una persona magari che non conoscete per strada: fai schifo, c'è le rughe, fai schifo, che schifo di rughe, sembri una vecchia, c'è un naso gigante, cioè, non penso. Quindi mi dà fastidio sta cosa. E niente, quindi mi dispiace. L'ho detto un sacco di volte, però visto che spesso mi vengono fatti queste offese sul mio aspetto fisico, penso che molte persone ancora non abbiano capito che per me l'aspetto fisico è l'ultimo dei problemi, è l'ultimo delle mie preoccupazioni. Quindi so di avere tanti difetti fisici, ma non me ne può fregare di meno. Cioè io non penso lontanamente a migliorare i difetti del mio aspetto fisico, non mi interessa. Per me siano importanti altre cose, ho altre preoccupazioni, altri problemi, ho altri obiettivi nella mia vita che essere perfetta fisicamente. Mi dispiace poi un sacco sta cosa che chi fa video su YouTube deve essere forza perfetta fisicamente, che non posso avere difetti fisici, cioè boh, è triste come cosa, basta, cioè non mi interessa, lo so, c'ho un sacco di rughe, lo so, c'ho il naso gigante, ma cioè andiamo oltre. Uno fa un video magari sui cosmetici, non ci azzecca nemmeno niente, e mi viene a dire: ma no, cioè, c'è un sacco di rughe, sei una vecchia. Comunque o così offese oppure ironizzare, no, prendermi in giro sulle mie rughe, cioè non lo so. Che cosa triste, che cosa, cioè una persona si sente soddisfatta dopo aver ridicolizzato i difetti fisici degli altri, boh, non lo so. Volevo sfogarmi su questa cosa, però credetemi, non voglio dare importanza però a queste persone che mi offendono, perché io veramente apprezzo e sono veramente grata di tutti i commenti e i messaggi positivi che mi mandate ogni giorno, che mi apprezzate per la mia persona, non so, per la mia semplicità, che sono semplice, umile, e che non ve ne può fregare di meno se faccio schifo di, insomma, di faccia, cioè un viso brutto, non lo so. Ognuno è fatto così, nessuno è perfetto, perché dobbiamo essere per forza perfetti o comunque prendere in giro, insultare le persone che non sono perfette, hanno dei difetti fisici? Veramente triste, non lo so, mi sto molto impappinando perché sto agitato su sta cosa. Mi ha sempre dato fastidio dare un po' così importanza all'aspetto fisico, offendere le persone, boh. È ovvio, anch'io sono amante della bellezza, dei cosmetici, del make-up, però ho anche altri interessi e la mia ragione di vita non essere perfetta, ecco. E mi dispiace magari che, poiché una persona sta su YouTube, deve essere sempre insultata, proprio derisa sui propri difetti fisici. Cioè, non lo so, boh. Non so se si è capito questo sfogo, questo mio discorso un po' disconnesso. E ora mi preparo e usciamo. Ragazze, stiamo uscendo. Io sono sempre rossa perché ovviamente siamo al fermo a semaforo ed è rosso. Indosso questa camicetta blu di raso, blu notte. Io invece indosso questa camicetta blu di raso a righe. Questa camicia mi piace, però l'unica cosa è un po' troppo scollata, come dico io. Giusto, come diciamo noi. Quei maschi. No, maschi, maschi, uomini che sanno apprezzare. Mi sono imbarazzata, sono tutta rossa. Al semaforo. Comunque stasera vi sorprenderemo, non andremo a mangiare sushi finalmente, ma la pizza! Noi viviamo o di pizza o di sushi, praticamente, cioè. Sì. Normalmente durante la settimana facciamo sempre una dieta molto sana e leggera. Normalmente sì. Io un po' meno leggera e sana. Però. Io stacco ora. E non cambiate canale?